Questa è la storia di Luciano Rececconi, più che una storia, quasi un romanzo. Rececconi nasce a Nerviano, nell'Interland milanese, una famiglia abbastanza modesta. Il padre fa l'operaio, la mamma è casalinga, quattro figli da mantenere, una vita abbastanza dura. E così Rececconi la mattina va a scuola e il pomeriggio fa qualche mestiere, fa il calzolaio, fa addirittura da garzone in un negozio di frutta e verdura. E poi è un meccanico anche bravo, tanto è vero che la prima macchina Rececconi in pratica se la costruisce da sola. Da una scocca riesce a realizzare, a costruirsi una 500. Ma la sua vera grande passione ovviamente è il calcio. Lui si diverte all'oratorio, poi va a giocare in una società dilettantistica. Il primo passo è quando va a Bustastizio, perché la Pro Patria lo prende in Serie C. Due anni in Serie C e poi il primo grande salto, perché alcuni osservatori lo notano e lo portano a Foggia. E qui comincia la vera storia di Luciano Rececconi, mediano, un angelo biondo. Questa è una vittoria importante per il Foggia ed è l'unico gol segnato da Rececconi, il gol dell'1-0, proprio contro Lazio. Ecco, Foggia e Lazio, due squadre che sono nel destino di Rececconi. Tra l'altro questo ragazzo da Nerviano da solo si trova a Foggia e trova in Tommaso Maestrelli più che un allenatore, trova un secondo padre. Ma non solo, perché lo stesso Tommaso Maestrelli si affeziona a questo ragazzo dalla chioma folta, che veniva soprannominato, quando era a Nerviano, Cecco Netzer. Perché? Perché era centrocampista, aveva questi lunghi capelli biondi, e ricordava Günther Netzer, che era un giocatore importante della Germania di quell'epoca, giocava nel Borussia Mönchengladbach. Quindi Cecco Netzer diventa un figlio in più per Tommaso Maestrelli. Luciano porta i figli di Tommaso Maestrelli, Maurizio e Massimo, al giardino zoologico, li porta al cinema, li porta a fare le spese, e insomma diventa un fratello maggiore per questo giocatore, che però improvvisamente resta senza il suo padre, il suo secondo padre Tommaso Maestrelli, perché Maestrelli va a Roma e va ad allenare la Lazio. Lui resta ancora un anno nelle Foggia con Puricelli, non va benissimo, ma poi Maestrelli da Roma convince il presidente Lenzini a vincere la concorrenza sul Torino e a strappare al Foggia Luciano Rececconi. Giorgio Chinaglia. Ma Maestrelli è, per me è come un padre, insomma. Gli ho perfino fatto una canzoncina l'anno scorso. Intitolata? Tommaso, Tommaso, Tommaso. Come allenatore, sempre in tema di modestia, lei è uno dei pochi, forse il solo, che abbia avuto per due volte il massimo riconoscimento appunto come miglior allenatore della sua categoria. Ebbi la premiazione quando ero nella Regina nel 64, ottenemmo la promozione dalla Serie C alla Serie B e mi fu riconosciuto questo premio. Poi ho avuto il seminatore d'oro nel campionato col Foggia quando passammo dalla B alla A. Signor Maestrelli, lei tra l'altro è anche un uomo delle contraddizioni a volte più stridenti. Per esempio, come giocatore le maggiori soddisfazioni forse le ha avute proprio con la Roma e adesso allena la Lazio. Sì, precisamente. L'unica soddisfazione che non ha avuto con la Roma è di battere appunto la Lazio. Come calciatore lei ha cominciato piuttosto presto, a 16 anni, ma anche come allenatore ha cominciato prestissimo, a 32 anni. Come mai smise di giocare così presto? Beh, avendo iniziato l'attività da giovanissimo, è chiaro che ho avuto un dispendio di energie enorme che mi ha portato a quell'età lì a smettere, insomma. Anche come uomo lei ha bruciato le tappe. Per esempio, ha già festeggiato le nozze d'argento ed è ancora piuttosto giovane. Sì, precisamente. Ho fatto i 25 anni di matrimonio a agosto. Che significa che rischia di diventare presto nonno? Sarà anche questo un avvenimento. E quanti anni ha la sua prima figlia? Ne ha 22. Come si chiama? Patrizia. So che studia. Sì, gli manca un esame ancora per laurearsi in lingue. Ecco, quanti altri figli ha? Ho un'altra ragazza di 18 che si è diplomata anche lei in lingue e poi ho due gemellini di 9 anni che sono insomma un po' il mio divertimento. E so che sono dei bravi giocatori. Sì, sono iscritti al NAG, all'Acqua Cetosa, e quando posso anch'io le seguo. Come si chiamano? Uno Massimo e l'altro Maurizio. E adesso parliamo un momento di questa famosa faccenda dei 25 punti. È vero che la sua unica preoccupazione resta quella di non retrocedere, oppure è un po' una posa?
No, non si tratta di posa. Abbiamo preparato un programma all'inizio del campionato, dopo la promozione, ed è chiaro che una squadra che sale in Serie A il primo anno, il programma suo è quello di rimanerci. Qual è il giocatore che vorrebbe avere? Riva. La mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un giorno. Mi sembra che la qualità migliore di Maestrelli, oltre che un tecnico valente, sia la sua calma formidabile. Io direi che signor Maestrelli è diventato di prepotenza il nuovo mago di Roma, togliendo dalle mani la bacchetta al mago Herrera. Per me il signor Maestrelli è un buon psicologo. Una delle qualità che apprezzo in Maestrelli è che prima ci tratta come amici e poi come giocatori. È il più di Roma. L'antimago di Roma. Ma io direi che oltre ad avere le qualità di un ottimo allenatore, ha il pregio di parlare poco. Beh, io il mister lo vorrei definire l'ottavore di Roma, visto che nessun allenatore negli ultimi anni qui a Roma è riuscito a combinare qualcosa di buono. Per me il mister sa essere prima uomo e dopo tecnico, questa è la sua dote migliore. È un tecnico preparato e serio, oltre a essere molto umano e lega molto coi giocatori. Però c'è una cosa che dovrebbe fare, dovrebbe abolire i ritiri della domenica sera. E per concludere voglio dire che da questa analisi è venuto fuori che il signor Maestrelli è un vero gentiluomo, una gran brava persona. Dovesse scegliere, qual è stato il momento più bello della sua vita? Domenica scorsa, quando per la prima volta nella mia vita mi sono trovato in testa alla classifica. È stupenda ma dura poco, 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 poco. No. Un'estate no. Fa la storia di noi due. Oh. Una favola. No. Un'estate fa. Favole, l'autostrada e la ma ci dividerà. La mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco. È stupenda ma dura poco, poco. E invece quella Lazio non solo si salvò, ma addirittura sfiorò lo scudetto, un servizio straordinario, impensabile realizzarlo adesso, di questi tempi. E quella Lazio sfiorò lo scudetto, lo perse l'ultima giornata, perché il Milan cadde a Verona, la fatal Verona. La Juventus vinse in una partita molto chiacchierata all'Olimpico contro la Roma, e la Lazio invece perse a Napoli 1-0 con un gol di Damiani e arrivò quindi terza. Ma quella squadra realizzata con pochi soldi, perché tanti giocatori erano stati acquistati dalla Serie B, abbiamo visto Recekoi, ma lo stesso Pulici, il Pulici che aveva preso 5 gol contro la Lazio con il Novara. E i tifosi si interrogavano, ma prendiamo un portiere che ha preso 5 gol e poi invece sappiamo tutti com'è andata. Ecco, quel campionato perso all'ultima giornata, altro che salvezza stentata, diventa una specie di prova generale per vincere il primo storico scudetto per la Lazio l'anno seguente, in una escalation che parte da Vicenza. Sfolgorante inizio di campionato per la Lazio che, pur non apparendo ancora al massimo del suo rendimento, si è autorevolmente imposta sul campo della Nerossi Vicenza. E il suo netto successo è tanto più convincente, in quanto ottenuto di fronte a un avversario battutosi con grinta e generosità, dimostrando di non meritare una punizione così severa. Al fischio d'avvio parte veloce la Lazio che, dopo 8 minuti di gioco, va in vantaggio. È Chinaglia che si incunea in area su lancio di Nanni e mette in rete. Reagisce il Lanerossi, che tenta la via del pareggio con questi tiri di Vitali al 10° minuto e di Damiani all'11°. La Lazio torna però a farsi pericolosa ed è Garlaschelli che al 17° impegna severamente Bardin. Si registrano poi 2 interventi del portiere laziale su una violenta punizione di Sormani al 21° e su gran tiro di Vitali al 28°.
mentre sul fronte opposto, al trentesimo, Chinaglia sfiora la faccia superiore della traversa. Il tempo si chiude con un rigore reclamato dai vicentini per questo atterramento di Vitali da parte di Wilson. L'arbitro, il signor Michelotti, decreta invece una punizione contro il Vicenza per simulazione. All'inizio della ripresa, il Lanerossi si riversa in attacco, alla ricerca del pareggio. Tenta la via della rete Damiani all'undicesimo su lancio di Sormani, ma è la Lazio che al diciottesimo raddoppia in contropiede con Re Cecconi pescato da un lancio di Frustalupi. Le redini del gioco sono ora in mano alla Lazio e il portiere Vicentino Bardin deve prodursi al 24esimo per neutralizzare un insidioso tiro di Petrelli. I vicentini tuttavia non si arrendono e continuano a cercare il gol senza riuscirvi con questa azione di Damiani al 34esimo e con Vitali tre minuti più tardi. Giunge invece la terza rete della Lazio propiziata da Chinaglia, sul cui tiro Bardin non trattiene, dando modo a Garlaschelli di segnare senza difficoltà. È il 41esimo e la gara si chiude praticamente qui. La Lazio è partita in maniera quanto mai veloce, fra le favorite della vigilia è quella che nella giornata inaugurale del torneo ha fatto meglio. Dove vuole arrivare questa Lazio, signor Maestrelli? No, io innanzitutto voglio dire questo, non siamo tra le favorite, noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso pensando a ogni singola partita, senza avere dei programmi futuri di ambizione di grossa classifica. Ecco, ha detto giusto, ha citato l'anno scorso e infatti abbiamo visto la squadra dell'anno scorso, solida e veloce con qualcosa in più forse un anno d'esperienza in più. Sì, appunto, un qualcosa di esperienza. La squadra non ha reso al massimo oggi anche perché aveva sulle spalle la partita di mercoledì a Sion. Penso che soprattutto sul piano dinamico, sul piano atletico possiamo fare molto di più di oggi. Bene, fra i singoli abbiamo visto che molti sono già in ottima forma, in particolare vorremmo chiederle di Chinaglia. Allora, deve andare o no in nazionale questo centravanti? Beh, io credo che al momento il Chinaglia meriti, assieme a Re Cecconi e a Wilson, di far parte del club azzurro come Vaccareggi li ha chiamati, insomma. E un'altra cosa voglio dire, se mi permette, voglio ringraziare tutta la squadra, perché oggi, siccome è il mio compleanno, io avevo chiesto a loro almeno un pareggio. E mi hanno dato la vittoria e questo mi accresce ancora di più la gioia di questa giornata, ecco. Bene, allora facciamo anche noi gli auguri appunto per il suo compleanno. Grazie. Partenza quindi fortunata verso lo scudetto di quella Lazio da Vicenza, in una Lazio che ha due anime, perché ci sono due schieramenti ben precisi, c'è il clan di Wilson e Chinaglia, c'è il clan di Rececconi e Martini e a Tor di Quinto, dove si allena la Lazio, ci sono due spogliatoi ben separati e guai ad andare in uno spogliatoio piuttosto che in un altro. Un giorno Pulici fa il suo ingresso nello spogliatoio di Martini mentre Martini si sta asciugando i capelli. Gli toglie la spina del phon, Martini rompe una bottiglia di vetro e gli dice non ci provare mai più. Ecco, questo per farvi capire il clima. Oppure un giorno Maestrelli si trova a Tor di Quinto, il campo di allenamento, e vede due paracadutisti che stanno arrivando. Erano Rececconi e Martini. Ecco, questa era la punta di follia di una squadra divisa, di una squadra con due anime, ma che poi la domenica scendeva in campo e diventava una squadra unita e compatta. Ultimo minuto di gioco, punizione per la Lazio, Frustalupi attende il piazzamento dei compagni, poi lancia in profondità Re Cecconi che raccoglie in corsa e batte Vecchi. È il gol che permette alla Lazio di iniziare il 1974 con due punti di vantaggio su Juventus e Napoli, tre sull'Inter, quattro sulla Fiorentina e cinque sullo stesso Milan. Un Milan che ha disputato all'Olimpico una grossa partita contro una Lazio migliore nell'organizzazione del gioco, ma spesso in difficoltà sui contropiede condotti dai rossoneri. Il successo comunque la Lazio lo aveva meritato nel corso della partita condotta ad un ritmo vertiginoso, specie in fase offensiva, dove Garlaschelli è emerso per incisività. Notevole anche il contributo di Nanni, il quale nonostante fosse stato predisposto alla marcatura di Rivera, si è anche spinto in avanti alla ricerca del successo personale. È suo il tiro che Vecchi neutralizza. Al 28esimo su azione di calcio d'angolo Garlaschelli riesce a segnare, ma l'arbitro Ciacci non convalida, avendo ravvisato un fallo di mano dello stesso giocatore. Una grossa occasione si presenta poi a Petrelli in seguito ad una punizione di Chinaglia non trattenuta da Vecchi. Sulla ribattuta il pallone passa tra le gambe del laziale e la retroguardia rossonera può liberare. La fine del primo tempo viene decretata dall'arbitro su un calcio d'angolo di Chiarugi che a difesa ferma viene raccolto da Bigon.
Il gol logicamente non è valido e le due squadre rientrano in parità negli spogliatoi. Il contropiede del Milan diventa più pericoloso nella ripresa, che si apre con un salvataggio di Pulici su Bigon. Chinaglia intanto continua ad essere insidioso sui calci di punizione, ma Vecchi replica sempre con grande bravura, compiendo l'intervento più brillante al sedicesimo. Cross di D'Amico, pallone conteso da Petrelli e Zignoli che colpisce di testa per ultimo e gran tiro al volo di Nanni che il portiere devia distinto oltre la traversa. Che la giornata sia comunque negativa per il Milan, che aveva sempre segnato in campionato per l'intero 1973, lo conferma questo episodio che vede Biasiolo mancare la sfera a porta vuota dopo un colpo di testa di Bigon su punizione di Rivera. Pronta è la replica della Lazio con azione di Garlaschelli D'Amico che finta e tira, ma Vecchi ancora una volta si distende in tuffo e mette sul fondo. Subito dopo Petrelli e Benetti vengono espulsi per reciproche scorrettezze, mentre Franzoni subentra a D'Amico. In precedenza Bergamaschi aveva sostituito Sogliano. Verso la mezz'ora il Milan ha un'altra occasione per aggiudicarsi il successo, ma Bigon non la sfrutta convenientemente, consentendo a Pulici di sventare il pericolo. Nell'ultimo quarto d'ora le due squadre danno l'impressione di accontentarsi del pareggio, ma proprio allo scadere la Lazio passa con Rececconi. La Lazio ha così vinto una partita molto delicata contro una squadra come il Milan, che ha confermato di essere in netta ripresa e ancora in corsa per lo scudetto, nonostante il distacco che si sta facendo pesante. Rececconi, pochi gol ma più che buoni direi ottimi. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti due, insomma ho battuto il record di anni precedenti, insomma, che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io o che l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti, questo è motivo d'orgoglio di tutti i giocatori indistintamente. Continua la magia del presidente Lenzini, aveva detto che a fine campionato, a fine anno la Lazio sarebbe stata prima in classifica, ha detto che avrebbe battuto il Milan per 1-0, tutto si è verificato. Adesso qual è la prossima profezia? Non mi pronuncio perché io non sono né un mago né un indovino. In ogni maniera so che a Genoa pareggeremo. Allora non facciamo profezie, diciamo qual è la speranza, qual è l'auspicio del presidente della Lazio? Che alla fine del giorno andata dobbiamo disicare la seconda di 4 punti. E alla fine del campionato? Prima in classifica, scudetto. Lenzini aveva ragione, abbiamo visto anche dietro alle sue spalle padre Lisandrini, che era il padre spirituale di quella Lazio. Rececconi in effetti ha segnato pochissimo in carriera, 6 gol in 5 anni di Lazio, ma tutti gol importanti. Questo era uno scontro diretto perché il Milan l'anno precedente era arrivato secondo, la Lazio terza, 80.000 spettatori all'Olimpico. Era il Milan con Baldini allenatore, poi c'era direttore tecnico Rocco, era il Milan di Rivera. Vecchi praticamente aveva preso tutto, poi al 90esimo l'imbucata, l'assist di Frustalupi e il gol di Rececconi, pochi ma buoni, la Lazio che vince questa partita al 90esimo, quasi un segnale del destino, è l'anno buono probabilmente, dopo la prova generale dell'anno precedente, questa Lazio, come dice appunto il presidente Lenzini, vincerà lo scudetto. Avrà ragione lui. La rinnovata nazionale italiana ha perso in Jugoslavia ed ha perso male. Non tanto nel passivo dei gol, limitato dagli errori in fase conclusiva degli stessi jugoslavi, quanto nel gioco. Va tuttavia tenuto conto dei 5 debuttanti, che si trattava quindi di un esperimento, anche per Bernardini, al suo debutto in nazionale. Dopo quello che si è visto ieri, non c'è dubbio che qualche altra novità in campo azzurro dovrà esserci. Che sia Antonioni e qualcun altro è anche possibile. L'importante comunque è che cambi qualcosa, poiché non si può vedere ancora la nazionale azzurra in balia degli avversari per incapacità di fare gioco a centrocampo. E non si può sempre sperare in Zoff. Anche perché senza un filtro valido a centrocampo, i nostri difensori sono costretti a recuperi difficilissimi e pertanto non sempre i loro interventi sono ortodossi. Qualcosa di buono comunque, anche nella nazionale di Zagabria, si è visto. Bernardini, alla vigilia mi avevi detto che la tua preoccupazione era quella di non essere capito dai giocatori, che i giocatori non ti avessero capito. Adesso, dopo la partita, possiamo dire che questo timore era fondato? No, era infondato perché i giocatori avevano capito benissimo e hanno attuato certe cose sul campo, nella pratica del campo.
solamente che io sento e so che sono stati messi in condizione di non poter capire tutto, di non poter eseguire tutto dalla forza degli avversari. Ecco, questo mi pare che sia determinante. Sì. Però si è visto, mi è sembrato almeno, che la parte debole della nostra squadra è risultata negli uomini maturi, cioè in quei tre uomini di centrocampo, diciamo così, Benetti, Cappello e anche Receconi, che pure esordiente comunque è maturo, no? Beh, io ti dirò che a turno in certi momenti hanno fatto il loro dovere completamente. Certo sono mancati come reparto, forse perché sopraffatti da questa velocità del gioco degli altri, e non hanno mai potuto prendere, non sono stati mai capaci di prendere l'iniziativa per imporre un gioco nostro. Quindi capitolo chiuso. Adesso questo match servirà moltissimo a me per capire quali sono le modificazioni da fare. Receconi era stato convocato anche da Valcareggi per i mondiali del 74 in Germania, insieme a Wilson, insieme a Chinaglia, ma quella nazionale era una nazionale spaccata in due, perché c'erano i senatori delle società, dei club del nord, che non vedevano di buon occhio questi della Lazio che arrivavano improvvisamente, che volevano vincere lo scudetto, l'avevano vinto, e poi c'era anche Totonno Iuliano, altra espressione del calcio del sud, e quindi c'erano due nazionali, la nazionale del nord contro la nazionale del sud. Infatti le cose, sappiamo, non andarono bene. C'è il famoso gesto di Chinaglia all'indirizzo di Valcareggi contro Haiti al momento della sostituzione, come dire vai via, non voglio parlare con te. E infatti l'Italia venne eliminata al primo turno dalla Polonia. Poi arrivava appunto Bernardini convoca in nazionale Receconi, lo fa esordire contro la Jugoslavia, poi anche contro la Bulgaria, poi basta. Receconi in nazionale non ha avuto purtroppo una grande avventura, anche se era un giocatore veramente internazionale, europeo per il suo modo di stare in campo. Un pareggio e una sconfitta, la sconfitta contro la Jugoslavia, 0-0 con la Bulgaria e poi basta. Poco azzurro nella storia di Receconi. Due minuti caldi all'Olimpico, nel corso dei quali un probabile successo della Lazio si è tramutato in una sicura sconfitta. Settimo della ripresa. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la Lazio riesce ad andare in gol per la seconda volta con Chinaglia. L'arbitro torinese Gonella, in un primo tempo convalida la marcatura, poi, su invito dei giocatori nerazzurri, si reca a interpellare il guardialinee, che gli fa presente di aver segnalato in precedenza la rimessa laterale a favore dell'Inter e non della Lazio. Capovolgimento di fronte. E su tiro di Mariani, Oddi devia il pallone nella propria rete. Così è nata la prima sconfitta per la Lazio. I biancazzurri, secondo le loro caratteristiche, avevano avuto un avvio brillante con tiri e cross da tutte le posizioni che erano serviti a mettere in difficoltà la retroguardia interista. Boninsegna, dall'altra parte, era solo a lottare, ma lo faceva con la consueta incisività. Una partita insomma interessante, perché impostata sul ritmo e sulla grande dinamicità di entrambe le squadre. L'Inter logicamente più guardinga, la Lazio più continua nelle sue puntate offensive. Rececconi, su azione di calcio d'angolo, comincia a prendere le misure per quello che sarà più tardi il suo tiro vincente. Il pallone sfiora l'incrocio dei pali. La Lazio insiste. Carrascelli continua ad essere imprendibile per Giubertoni e rimette sul centro una palla che prima Wilson e poi Nanni cercano di controllare. Alla fine è Bordon ad avere la meglio. Il gol della Lazio giunge al 23esimo. Frustalupi avanza ed effettua un lungo traversone sul quale Bordon, forse tradito dal sole, interviene sbilanciato. La respinta è raccolta al volo da Rececconi, che mette a segno con tiro imparabile. Sembra fatta per la Lazio, ma da lì a poco inizia il ciclo delle disgrazie. Martini accusa uno stiramento alla gamba sinistra ed è costretto a lasciare il posto ad Amico. Poi, su punizione di Chinaglia sfuggita a Bordon, Carlaschelli, pressato da Giubertoni, fallisce il raddoppio. E con un'uscita di Pulici, che neutralizza un insidioso spunto di Boninsegna, termina il primo tempo. La cronaca della partita riprende dall'1-1 e dal gol che consente all'Inter di aggiudicarsi la gara. Uno scontro a centrocampo tra Frustalupi e Boninsegna consente a Fedele di avviarsi indisturbato verso l'area laziale. Pulici tenta di chiudere la strada all'avversario, ma dal piede di Fedele parte il tiro del gol vincente. Da questo momento la Lazio perde la testa e l'Inter ha la possibilità di rendere più clamoroso il suo successo. Ai numerosi tentativi portati da Mazzola e Boninsegna
risponde un Pulici in vena di prodezze. Acrobatica questa deviazione su colpo di testa e provvidenziale questa deviazione in angolo sul centravanti rimasto solo. Le incursioni di Boninsegna vengono favorite dal modo con il quale la Lazio tenta di recuperare il pareggio. Questo uno dei numerosi attacchi in massa. E così Boninsegna può continuare a cercare quel successo personale che Pulici a sua volta continua a vietargli, neutralizzando tutti i suoi spunti. Soltanto nei minuti conclusivi i romani riescono a sfiorare il pareggio. Bordon in uscita riesce ad anticipare Chinaglia, servito dall'attivissimo Badiani. Infine, la grande occasione su cross di Frustalupi, corretto dalla testa di Garlaschelli per Chinaglia, che gira in acrobazia, mancando il bersaglio. Al sesto minuto del secondo tempo di Lazio-Inter c'è stato l'episodio forse determinante di tutta la partita, una rimessa in gioco contesa fra Lazio-Inter, da cui è scaturito il secondo gol, poi annullato dall'arbitro. Cerchiamo di ricostruire questo episodio con alcuni dei protagonisti. Cominciamo da Rececconi. Com'è andata? Beh, io personalmente in quell'occasione ho preso un calcio, non mi sono accorto se la palla l'ho buttata fuori io o Scala, non mi sono accorto. Ho guardato verso l'arbitro, perché Segnalini mi stava dietro, per cui l'arbitro mi ha fatto segno di battere, di andare avanti, e io ho battuto questo fallo laterale, è successo il gol e ho visto l'arbitro che è andato verso il centro convalidando il gol. Io in quel momento ho gioito, poi i giocatori dell'Inter hanno ritenuto, diciamo, la rimessa laterale a loro favore e hanno interpellato i Segnalini e lì è successo. Quindi secondo lei l'unico dubbio era fra rimessa in gioco e calcio di punizione? Beh, senz'altro che sì. Alcuni miei colleghi dicono che c'è stato addirittura un fallo nei miei confronti, perché Segnalini ha segnato con la bandierina non la rimessa laterale ma la punizione. Io ho battuto la rimessa laterale perché il signor Gonella mi ha fatto segno con le mani che era rimessa laterale. Poi è successo il gol proprio in quell'occasione. L'allenatore dell'Inter Suarez era vicinissimo al punto in cui si è verificato l'episodio. Vediamo come lo ricorda lui. Niente, erano a 5 metri della panchina Scala e Rececconi, si contendevano una palla. Nel contrasto è venuto fuori la palla che regolarmente il Segnalini ha dato a noi. In questo momento Rececconi è stato molto veloce e abile, ha preso la palla lui con la mano e ha fatto questa rimessa laterale che poi è andata a finire in gol. Però onestamente io credo che la palla, siccome era nostra, non aveva ragione di essere... Credo che sia una cosa giusta, uno che fa gol e trovarselo annullato è un grosso dispiacere, però si pensano con calma, devono capire che la palla era nostra. Lei non ha il minimo dubbio su questo fatto? No, perché ero proprio a 3 metri, poi il Segnalini effettivamente si vede che quando Gonella è andato a consultarlo l'avrà detto questo, che lui aveva segnato la palla a noi e loro l'avevano ribattuta dentro senza essere la palla loro. Insomma. Quindi al massimo c'è un errore di ingenuità da parte dei suoi giocatori che si sono fatti trascinare dall'episodio? No, direi che sì, avevamo commesso anche noi un errore, che quando Rececconi ha rimesso questo fallo laterale eravamo un po' troppo fermi. Beh, questa sarebbe stata la classica partita da VAR, perché il VAR sarebbe stato applicato e chissà, avrebbe fatto chiarezza. La realtà è che quella Lazio dello Scudetto probabilmente non c'è più. È iniziata la parabola discendente di quella favola, di quella squadra, perché? Perché Maestrelli comincia a avere i primi sintomi della sua malattia e Chinaglia ha i suoi mal di pancia perché la moglie americana vorrebbe tornare negli Stati Uniti e quindi Chinaglia non è più tutto completamente concentrato sulla Lazio. Maestrelli comincia a avere i primi problemi e quella Lazio infatti nell'anno dopo lo scudetto arrivò soltanto quarta. E preciso colpo di testa di Graziani che spiazza Pulici. 23esimo da Lopez a Garlaschelli che salta a Castellini in uscita, ma vede il suo cross respinto da Mozzini. 29esimo lottano Ghedin e Pulici che conquista la palla, punta in area, si libera di Wilson e infila con secco sinistro. Torino 2, Lazio 0. Al 38esimo un tiro di Patrizio Sala è respinto dal portiere, testa di Graziani e pallone sul fondo. Al 6° della ripresa, scambio rapido Sala-Pulici-Sala, ma il portiere è pronto nell'uscita. Replica la Lazio con questo lancio di Martini, ma Chinaglia sul filo del fuorigioco sciupa su Castellini la facile occasione. 17esimo veloce spunto di Garlaschelli, ma la conclusione è sbagliata.
10 minuti dopo, azione ammoniaci Rececconi, D'Amico Rececconi, che fulmina letteralmente Castellini dal limite, 2-1. 32esimo, centra Patrizio Sala, Graziani tocca di testa per Pulici, sul quale salva il portiere omonimo. 3rd corner che segue ancora testa di Graziani ed il Pulici laziale para come può. Libera Rececconi, ma la palla torna ai Granata ed è Paolo Pulici che costringe il portiere azzurro ad un difficile intervento. 40esimo, su cross di Claudio Sala, Pulici tocca al volo, alto di poco. 42esimo, su centro di Lopez, testa di Chinaglia e Castellini mette in angolo. Poi, quasi allo scadere, Martini allunga in area, ribatte Caporale, prende Martini ed ancora Garlaschelli, che Graziani contrasta in area. L'arbitro non concede il rigore e fischia un fallo di simulazione contro l'attaccante. 3rd gol di Rececconi, la vittoria di quel Torino che poi vinse lo scudetto nell'anno probabilmente più difficile per quella Lazio, quel tipo di Lazio. Perché? Perché Maestrelli sta male. La Lazio allora prende come allenatore Corsini, che è un sergente di ferro, proprio l'opposto di Maestrelli. Le cose non funzionano. Quella Lazio sta lentamente scendendo, scivolando verso la Serie B. Maestrelli praticamente viene richiamato al capezzale della Lazio, lui che sta morendo. Salverà quella Lazio in modo rocambolesco, perché all'ultima giornata Chinaglia è tornato negli Stati Uniti a 180 minuti dal termine, la Lazio va a Como, dopo pochi minuti è sotto di 2 gol, alla fine farà 2-2 e si salverà grazie alla differenza reti nei confronti dell'Ascoli. E poco dopo Maestrelli morirà con Chinaglia che è negli Stati Uniti, Rececconi che è ancora uno dei pochi a sopravvivere in quella Lazio dello scudetto che ormai non c'è più. La favola dello scudetto di quella Lazio ormai è terminata. Lo stadio olimpico apre i battenti a un incontro del massimo interesse, Lazio-Juventus. Le squadre comunque non sono scese ancora in campo. Lazio! Lazio! Wilson, come mai questi 15 minuti di ritardo? La nostra è una protesta disciplinata e coscienziosa per la rivendicazione di alcuni principi, quali appunto l'abolizione dell'intervento dei mediatori e del vincolo. Si va così a cominciare e l'incontro si conclude con il successo della Juventus per 3-2, nonostante la Lazio abbia battuto 16 calci d'angolo contro 2. È Bettega a portare in vantaggio la Juventus dopo 12 minuti. Causio serve Gentile in profondità, questi rimette sul centro e Bettega batte Pulici da pochi passi. All'ottavo della ripresa, su errore di D'Amico, Boninsegna ha la possibilità di presentarsi da solo davanti al portiere laziale e di mettere a segno il gol del raddoppio. Nel giro di 2 minuti la Lazio riesce a dimezzare il distacco grazie ad una prodezza personale di Rececconi che fa tutto da solo. Il biondo interno laziale riesce a superare 3 avversari grazie ad un eccellente cambio di velocità e sull'uscita di Zoff spedisce il pallone in rete con un preciso diagonale. Al 24esimo la Juventus ristabilisce le distanze. Un tiro di Gentile rimpalla su Rececconi e il pallone termina sui piedi di Bettega, rimasto incustodito. Il tiro non è pulito e Pulici, sbilanciato, non può evitare il terzo gol bianconero. Soltanto a 1 minuto dal termine la Lazio riesce a mettere a segno il secondo gol con Giordano, a conclusione di un doppio scambio tra il centravanti e Cordova. Trapattoni, quali le note positive oltre il risultato? Innanzitutto oggi, per la verità, qualche nota positiva c'è stata. Non so, per esempio Boninsegna, per esempio la continuità dello stesso Gentile e qualche altro individuo che, nonostante la grossa fatica, abbiamo trovato una grossa Lazio. Abbiamo reagito anche se qualche volta in un modo abbastanza confusamente, però io proprio ieri avvertivo qualche suo collega dicendo che è un po' questo scirocchetto che a Roma lo si conosce, no?
e il grosso impegnativo settimanale prevedevo già una situazione di questo tipo. Ecco, non avete subito un po' troppo l'iniziativa della Lazio? Il centrocampo non ha funzionato, mi sembra, troppo bene, no? Ma io non vorrei che diventasse un luogo comune il centrocampo. Il centrocampo, se parliamo di tre uomini o di cinque, il discorso cambia. La Lazio oggi, essendosi trovata in svantaggio subito, ci ha costretti un po' a subire attraverso gli inserimenti dei terzini sulle fasce laterali, e quindi il centrocampo era costretto ad operare come filtro, giocando a scalare, e matematicamente erano loro che riuscivano ad imporsi e ad imporci un certo ritmo. Noi di conseguenza forse non eravamo nella condizione ideale e giusta, come abbiamo dimostrato precedentemente negli scontri precedenti, di essere agonisticamente sullo stesso livello, perché sicuramente questa spinta agonistica non l'avremmo subita. Vinicio, cosa non ha funzionato nella Lazio? Ma io per la Lazio oggi la partita, sono veramente contento come è andata la squadra. Io dicevo prima ai giornalisti, avessi dovuto soffrire una sconfitta la prima del campionato per conoscere la mia squadra, che sia ben arrivata questa sconfitta. Ho visto una Lazio all'altezza, una squadra veramente che ha lottato fino in fondo, ha mantenuto la predominanza del gioco, ha avuto molte occasioni, alla fine siamo stati sconfitti anche attraverso i nostri errori in difesa. Però penso che si debba parlare di una Lazio che in futuro darà parecchie soddisfazioni ai nostri tifosi. Senta, il secondo gol della Juventus è stato favorito da un'ingenuità di D'Amico. Ecco, il talento di D'Amico riesce a bilanciare le sue ingenuità? Ma stiamo lavorando per questo. Vedo un giocatore con qualità eccezionale, però, come ha detto lei, tante volte è fumogeno e noi dobbiamo cercare di farlo più concreto. Comunque ho visto che la squadra alla fine ha meritato un applauso dal pubblico. E la cosa più importante è questa, che la gente veda e sappia riconoscere fino in fondo il sacrificio dei giocatori in campo. Prima giornata di campionato, ultimo gol di Rececconi nella Lazio, in una stagione che soltanto tre presenze permetteranno a Rececconi di giocare. Perché? Perché a Bologna, la terza giornata di campionato, Rececconi subisce un infortunio abbastanza grave da Tazio Roversi. E quindi soltanto tre presenze in quella stagione, problemi ad un ginocchio, e a dicembre, improvvisamente, ma lentamente, si va a spengere e a morire Tommaso Maestrelli. Lui sta per tornare, Rececconi, alla carriera, sta per tornare a giocare, perché l'infortunio lo ha quasi smaltito completamente. E poi invece una tragedia ancora più violenta, ancora più improvvisa, sta per colpire di nuovo, dopo Maestrelli, il mondo della Lazio. La salma di Rececconi era ormai l'istituto di medicina legale in attesa dell'autopsia che verrà eseguita domani mattina, e ancora i tifosi della Lazio, la gente comune, i ragazzi delle scuole facevano ressa all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale di San Giacomo, dove il calciatore era stato inutilmente portato ieri sera. Rececconi è stato ucciso per un assurdo scherzo e per la reazione incontrollata di un orefice che, convinto di trovarsi davanti a due rapinatori, ha esploso un colpo di pistola. Le formalità della legge in questo caso non avranno nulla da appurare. Si sa che il calciatore è stato fulminato da un proiettile calibro 7,65 che gli ha reciso l'aorta. Nessun intervento avrebbe potuto salvargli la vita. Frattanto a Roma sono giunte la madre, il fratello e le due sorelle del calciatore, da Nerviano, un paesino alla periferia occidentale di Milano, dove Rececconi era nato. Il padre è rimasto a casa. Le sue condizioni non gli hanno permesso di giungere a Roma. Fra la folla è arrivata anche Cesarina, la moglie di 21 anni del giocatore. Ieri sera aveva continuato inutilmente a sperare per più di 2 ore. Non era possibile convincerla che il marito era morto, che ormai non c'era più nulla da fare. Lo sgomento ha colpito tutto il mondo del calcio italiano e più evidentemente la Lazio, la squadra di Rececconi. Un impegno per 2 partite da giocare nel Qatar è stato disdetto in segno di lutto. Oggi la nazionale B, che ha giocato a Udine contro la squadra dell'Irlanda, ha osservato un minuto di silenzio. Al braccio di tutti i giocatori un nastro nero in segno di lutto ricordava il campione ucciso per aver detto, scherzando, ad un orefice: «Questa è una rapina».
E tanto è stato sufficiente a far scattare la molla del dramma. Una tragedia durata 15 secondi. Se non ci saranno impedimenti legali, le esequie si svolgeranno dopodomani a San Lorenzo, al Verano. E quindi alle 19.30 la tragedia in zona Fleming. Alle 20, dopo mezz'ora, morirà all'ospedale San Giacomo Luciano Rececconi. La notizia ovviamente si diffonde rapidamente, anche se i mezzi di informazione erano diversi, però i tifosi vengono a sapere improvvisamente che Rececconi è morto, sembra impossibile, invece è vero. Anche la squadra ovviamente va subito all'ospedale San Giacomo per sapere come stanno realmente le cose, come sono andate le cose, ci va anche il presidente Lenzini, ci vanno tutti i giocatori. Rececconi è morto, ma soltanto un giocatore avrà la forza di vedere il corpo di Rececconi nudo nell'obitorio dell'ospedale San Giacomo con un colpo che gli ha perforato il petto e lo ha ucciso. E sarà Felice Pulici, l'unico giocatore che ha trovato la forza e il coraggio di vedere il compagno di mille battaglie morto disteso sul letto dell'obitorio. Luciano Rececconi non c'è più. Angoscia ed incredulità. Questi i sentimenti che continua a suscitare la tragica scomparsa del popolare giocatore laziale Luciano Rececconi. Sembra tuttora incomprensibile che un tragico scherzo abbia deciso in pochi secondi della sua giovane esistenza. Il calciatore, come si sa, è entrato ieri sera con il compagno di squadra Ghedin ed un profumiere suo amico nella gioielleria di un conoscente di quest'ultimo. Aveva detto per scherzo: «Questa è una rapina, fermi tutti». E il gioielliere, esterrefatto, gli sparava al petto un colpo di pistola. Tutto avveniva in pochi secondi, con una meccanica sconvolgente, incredibile. Dopo l'autopsia, Luciano Rececconi sarà trasportato a Nerviano, vicino Milano, dove iniziò il ragazzo la sua avventura di calciatore. A Roma sono venuti la madre, il fratello, le due sorelle. Sono tutti vicini alla giovane moglie di Rececconi, Cesarina, appena ventunenne ed in attesa di un terzo bambino. Nella stessa serata a Roma il tragico episodio di cui è stato protagonista Rececconi ed una vera rapina, questa volta in Trastevere, nel cuore di Roma, nella quale è rimasto ferito il gioielliere Carlo Ferroni, di 45 anni. I due casi ripropongono il problema della psicosi e della paura diffusasi per il moltiplicarsi di rapine ed aggressioni. È un senso di insicurezza giustificato, ma che richiede correzioni appropriate e non ricorsi ad atteggiamenti che soltanto il panico può giustificare. Ecco le immagini a caldo dei due protagonisti dei due ultimi agghiaccianti avvenimenti. È entrato un mio cliente che aspettavo, tra l'altro, portandomi, avendo una profumeria, e mi portava due campioni di deodorante che gli avevo richiesto un'ora prima. E questo signore si è presentato alla porta insieme a due signori, seri, tranquilli, normali. Ho fatto: ma lo conosce? Lui si è rivoltato e non mi ha detto niente. È entrato dentro, come sono entrati dentro altre volte, gente di cui dubitavo la serietà, tenendo una mano in tasca così. Come è entrato dentro ha detto: nessuno si muova, una rapina. Questo era Rececconi. Ma io non lo conosco Rececconi, non vado mai allo... Non mi piace il pallone, non l'ho mai visto, non vado mai a vedere le partite. Ma erano amici del profumiere. Ma erano amici del profumiere, ma io Rececconi non l'ho mai visto. Ah, non l'aveva mai ma visto Ma non l'ho mai prima. Visto, non mi interesso di sport, di pallone. Mi piace lo sport, ma non mi piace il pallone. Non ho mai visto partita di pallone, non conosco Rececconi, non conosco nessun giocatore di pallone. A quel punto lei ha estratto la pistola da questo cassetto? No, l'ha da addosso, io la tengo indosso. Ho già subito una rapina io, un anno fa ho subito una rapina, e con la stessa tecnica. E aveva sparato anche a lui? E anche allora ho sparato. E quindi ha sparato contro Rececconi? Ho sparato contro Rececconi, ho sparato a questo che poteva sparare a me. Quanti colpi? Un colpo, dopo me nel cadere. Dico: ma lo scherzo è uno scherzo, ma che si scherza in questa maniera? Io ho veduto entrare con pistole spianate, tutti quanti a terra. Quanti erano? Tre. L'età giovanissima, 23, 24, 22. Tutti a terra. Ci hanno messi a terra. Ho chiesto le chiavi della cassaforte, tutta cassaforte aperta. E ha sparato, non si sa perché. E l'ha sparato a bruciapelo, dice che era accanto a lei? Due metri. A due metri? Dove l'ha sparato, il fianco?
Aveva paura? Aveva paura dei ragazzi che giù al lavoro, mia moglie, che era lì ieri. Di fronte al dilagare delle rapine nelle gioiellerie e nelle oreficerie, voi a quale rimedio pensate? Certamente come Associazione Romana Orafi non all'uso delle armi. Non pensiamo che l'uso indiscriminato delle armi possa essere la soluzione del problema del dilagare della delinquenza. Pensiamo piuttosto che la soluzione vada ricercata in un uso più appropriato della legislazione vigente e soprattutto crediamo che l'unica strada da seguire sia quella della lotta alla ricettazione. Perché? Perché lottare contro la ricettazione significa togliere la ragione stessa dell'esistenza dei reati contro il patrimonio, che non tendono unicamente a portar via i beni altrui, ma tendono evidentemente a monetizzarli, e la ricettazione è il sistema di rimonetizzare questi beni asportati, questa rifurtiva. Attaccato al discorso della ricettazione c'è ovviamente il discorso del commercio abusivo. Il commercio abusivo è il modo con cui la ricettazione ricicla la merce, e non solo il commercio abusivo, ma a questo punto rientra in ballo sempre più drammaticamente il discorso dei monti di pegni, che nella normativa attuale può in qualche modo fungere da sistema di ricettazione e di riciclaggio di refuttive. E dunque questa la versione di Tabocchini. Non conoscevo Rececconi, è strano perché Rececconi è un volto conosciuto, inconfondibile per quella sua chioma bionda, folta, anche perché viveva in zona, appunto in zona Fleming, era stato per tanti anni nella Lazio, aveva giocato in nazionale, però Tabocchini non lo conosceva e soprattutto c'era la psicosi in quel periodo delle rapine. Anni di piombo a Roma, tanta paura. E questa la versione data dal gioielliere, anche se poi vedremo non tutti hanno creduto a questa sua versione dei fatti. Pronta la quinta sezione penale del Tribunale di Roma, dove si celebrava per direttissima il processo all'orefice Bruno Tabocchini, che il 18 gennaio scorso, credendosi vittima di una rapina, uccise il calciatore della Lazio Luciano Rececconi. Il processo per direttissima si ha quando il caso non presenta punti oscuri e, rinunciando all'istruttoria formale, si può procedere alla svelta, che poi significa stare entro tempi considerati assolutamente normali in quei paesi dove la giustizia è più rapida. Stamane all'imputato è stata negata la libertà provvisoria. Questa è la decisione importante dei giudici. Poi l'udienza è stata rinviata al 3 febbraio prossimo. Il processo dovrà chiarire se Rececconi disse fermi tutti, questa è una rapina, oppure soltanto fermi tutti, se l'orefice aprì la porta elettricamente avendo ricevuto, oppure no, un gesto di assenso dal profumiere che accompagnava il calciatore, e altri particolari per stabilire il grado di responsabilità dell'imputato. Il Tabocchini questa mattina ha detto soltanto «ho avuto paura» e si è messo a piangere. Rischia da 6 mesi a 5 anni per omicidio colposo in eccesso di legittima difesa. Sicuramente una persona che potrebbe dire come sono realmente andate le cose, oltre alla versione di Tabocchini, è Pietro Ghedin, il compagno di squadra nella Lazio di Rececconi, che quella sera entrò insieme a Rececconi al profumiere nella oreficeria. E un giorno mi sono trovato a Malta e sono andato a cena con Pietro Ghedin. Siamo amici, ci conosciamo. E così, stando davanti a un bicchiere di vino, abbiamo parlato del più e del meno, del calcio maltese, di come andavano le cose in Italia. Lui allena in questo momento la nazionale di Malta, è stato anche avversario dell'Italia nelle qualificazioni. E io ho fatto, ma Pietro, ma come sono andate realmente le cose quella sera alla collina Fleming? Lui ha cambiato espressione, ha detto no, di questo non voglio parlare. Ghedin non ha mai voluto parlare, non ha mai dato la sua versione dei fatti di come sono andate realmente le cose in quella oreficeria. Abbiamo soltanto la versione di Tabocchini, che ovviamente usa parole di circostanza per difendere la propria posizione. Ghedin invece non ha mai voluto dire come sono andati i fatti quella sera alle 19.30, appunto in un negozio della collina Fleming. Roma, 18 gennaio. Luciano Rececconi, calciatore della Lazio, entra in una gioielleria simulando una rapina. L'orefice Bruno Tabocchini non lo riconosce, spara e lo uccide.
Per lui, il preparatore gelaio aspetta, come mai ti sei fermato? Guarda. Perché mi sono accorto che era successa una grossa disgrazia. Ma dice che qualcuno ha detto Riccione, adesso basta scherzare, vero? Ma no, Riccione, sto scherzando, mentre cadeva. L'ha detto dopo che aveva sparato. Mentre cadeva. L'ha detto dopo. Sì, prima era serio, era troppo serio. Tabocchini viene arrestato e incriminato per eccesso colposo di legittima difesa, cioè per aver reagito in modo abnorme ad una supposta aggressione. L'opinione pubblica si divide subito in innocentisti e colpevolisti. Gli orafi chiedono garanzie, dicono tra l'altro che è possibile stipulare polizze per la responsabilità civile verso terzi. Molte compagnie di assicurazione, cioè, risarciscono l'orefice che ferisce una persona, ma spesso cercano di non assicurare per la seconda volta l'orefice che si lascia rapinare. Tabocchini viene giudicato per direttissima. Io ho paura. Fate silenzio per pochi giorni. Erano mio moglie, tre bambini. Ho avuto paura. Di l'altro che l'imputato piange. L'esito del dibattimento è incerto, la famiglia del calciatore e la società Lazio si costituiscono parte civile e chiedono la condanna del gioielliere, ponendo le premesse per un risarcimento successivo. Il pubblico ministero chiede una condanna a 3 anni, definisce Tabocchini un individualista pronto a farsi giustizia da sé. Ieri sera la sentenza. Nome del popolo italiano. Tabocchini è assolto per legittima difesa putativa. Il tribunale gli ha riconosciuto il diritto all'errore. In aula la folla applaude. La sentenza a Tabocchini è stata commentata in modi molto diversi. Alcuni vi hanno visto una vera e propria licenza di uccidere. Se un orefice sbaglia, seppure per fondati motivi, dicono i sostenitori di questa tesi, e viene assolto, allora tanto vale sparare. I sostenitori della tesi opposta sostengono invece che Tabocchini, che è l'orefice, riteneva di correre un pericolo reale, quindi la sentenza di assoluzione è giusta. I sostenitori di questa tesi dicono che se la Corte lo avesse condannato avrebbe incoraggiato i rapinatori. E dunque, per direttissima, in pochi giorni Tabocchini viene assolto per legittima difesa putativa. Di fronte a quella famosa frase, fermi tutti, non rapina, ma quella frase Rececconi l'ha mai pronunciata? Perché? Perché per esempio l'amico del cuore Martini, il compagno di squadra d'amico, hanno sempre dato una versione diversa. Secondo loro Rececconi quella frase non l'ha mai pronunciata, sono stati scritti anche alcuni libri dando una versione diversa. Chissà quello che è accaduto. Certo, quella frase ha permesso a Tabocchini di uscirne illeso, appunto innocente da questa vicenda, perché quella frase con la pistola appunto che in teoria Rececconi avrebbe portato con sé gli ha permesso di ottenere la legittima difesa putativa. Ma Rececconi quella frase l'ha mai detta? Fermi tutti, questa è una rapina? Secondo alcuni sì, Tabocchini, secondo altri no, gli amici del cuore, la stessa famiglia Rececconi. Ricordo l'ultimo gol di Luciano Rececconi, forse il suo più bello. Lazio-Juventus, prima partita del campionato. Un'azione che racchiude la personalità e la classe di questo singolare e taciturno giocatore. Un'azione che rispecchia, a rivederla, la potenza atletica e lo stile di un campione generoso e imprevedibile, non solo sul campo di gioco, ma anche nella vita. Nato a Nerviano, a pochi chilometri da Milano, si rivelò a 19 anni nella propatria, in Serie C. E l'anno successivo, il 1968, eccolo nel Foggia allenato da Maestrelli. Rececconi era a Roma da 5 anni. Aveva indossato la maglia della Lazio per volontà di Maestrelli. Nel suo primo anno coi biancazzurri sfiorò la conquista dello scudetto, ma la stagione dopo la supremazia delle squadre del Nord venne infranta e la Lazio fu campione d'Italia. La sua tecnica era semplice, apparentemente rudimentale, ma il suo gioco cresceva la distanza e la chiarezza geometrica, l'illuminato dinamismo venivano a imporsi sui terreni delle sterili finezze. Moto perpetuo, così possiamo definirlo, sapeva contrapporsi col suo carattere schietto e il rendimento lineare costante alle bizzarrie e alle intemperanze di alcuni suoi colleghi. Suggerì gol spettacolari a quel mattatore di Chinaglia e ne segnò pochi, una stagione, ma importanti.
Per sua natura preferiva impegnarsi a metà campo, contrando gli avversari più illustri, aiutando da onesto gregario i difensori in difficoltà. Aveva fatto parte della tempestosa spedizione ai mondiali di Monaco, ma restò in panchina e quindi non contribuì all'infelice esito di quelle partite. Abbiamo parlato del calciatore. Dell'uomo adesso è più difficile. Dicono fosse un introverso, con improvvise esplosioni di allegria. Il suo hobby era il paracadutismo fatto insieme al compagno di squadra Martini. Gli piaceva il rischio, che è un modo di giocare palloni impossibili, inventare tunnel irridenti. Ecco, la sua morte ci coglie di contropiede, come un'assurda, terrificante metafora. La metafora d'un ragazzo lontano dalla sua città, coi pugni che stringono un benessere effimero. Giornate di lavoro intenso, ma breve, e serate spesso noiose, con alcuni vuoti da riempire. Da molto tempo Rececconi era lontano dal campo per un infortunio. Aveva ripreso gli allenamenti e fra una settimana sarebbe rientrato. Nell'attesa ha tentato uno scherzo, come si trattasse di un dribbling. In quella gioielleria era sul punto di acquistare un regalo per la moglie, che avrebbe lasciata sola qualche giorno per una tournée nei paesi arabi. Aveva 28 anni, occhi azzurri e fermi. Con quel viso celebre, un po' triste e scavato, Luciano sognava di non dover mai morire. Così finisce quindi la storia, quasi un romanzo di Rececconi, di questo ragazzo partito da Nerviano che lentamente ha scalato tutta l'Italia, tutta la sua carriera, una vita in salita, la sua difficile, prima il Foggia, poi la Lazio, la Nazionale. E questa tragedia, forse una tragedia per uno scherzo finito male, chissà, la verità non la scopriremo mai. Resta un giallo il finale della storia del romanzo di Rececconi. Rececconi che il primo dicembre del 2017 avrebbe compiuto 69 anni.